questo. Ah, no, si aspetta. No, ragazzi. No. Mai. Ragazzi, appena arriverà la mamma e vedrà tutto questo. E avete finito di riordinare. Nuota, nuota. Stile libero. Ciao a tutti, ragazzi. E benvenuti in questo nuovo video della famiglia più pazza del web. Allora, se ancora non mi conoscete, io sono Aurora. Tu sei? Noemi. Iscrivetevi al canale Cavalieri Family, Cavalieri Sister, Cavalieri Vlog, Cavalieri Family. Questo video ve lo racconta Noemi di cosa parlerà. Che stai facendo? Sarà molto difficile farlo, per me no. Sono molto odiata. Perché? Perché sono molto ordinata. E vi ho svelato qualcosa. Questo video consiste che dovremo fare tutti i nostri armadi. Questi qua, dove noi teniamo i nostri vestiti. Cioè, io ve li faccio vedere subito. Subito. Poi votate qual è il più ordinato. Eccolo qua. Guardate anche sopra. E tutto ordinato. E questo è il mio. Quello di Noemi è ordinatissimo. Votate da 1 a 1000. Okay. E anche il mio da 1 a 1000. Dovrò ordinarli tutti e anch'io, ovviamente. Come andate il vostro primo giorno di scuola? Bene, male. A me non è mai andato bene. Male. Cioè, piace. Come male? Male. Che è successo? Mi hanno licenziato al lavoro. Ah! Ma se fai la scuola! No, vado a lavorare così. Sì, certo. Comunque è andata bene. E a voi, se è andato bene, scrivetelo giù nei commenti. E fatelo sapere. E fatecelo sapere. Vi hanno dato dei compiti in questa settimana? A me sì. Una poesia. Che ho già imparato tutta a memoria, ovviamente. L'ho studiata oggi, già la sua memoria. A me no. Grazie, tu sei in seconda. Io sono in quinta. E voi, ragazze, scrivete giù nei commenti che classe siete. Io quinta, no, e lei seconda. Fate. Che numero fate di classe? Seconda, terza, quarta, quinta, sesta, quinta. Che classe fate? Oppure A, B, C, D, E. Vabbè. Diticelo. Noi A e A, A e A. Sì, sì. Ok, io faccio la quinta A e lei fa la seconda A. Questo vi volevo dire, però non so spiegare bene. Però va bene lo stesso. Cos'è così? Ok, appena arriverà la mamma. No. Un altro? Questo. No, si aspetta. No, ragazzi. No. Aiuto. Ce l'abbiamo fatta. Guardate quanti vestiti ha. Ne ha un botto. Voglio sentirli. Con questo stai bene. Cioè, il mio ordinato, il suo. Cioè, ragazzi, la differenza la vedete? Certo. E il vostro armadio è ordinato o no? Scrivete giù nei commenti. Faremo il bando dei vestiti. Mai. Ragazzi, appena arriverà la mamma e vedrà tutto questo, tutto questo, cosa dirà Noemi? Cosa dirà? Ciao mamma. Sì, sì, ciao, ciao, non dirà proprio così, dirà... Cos'è sta cosa? Ok, ragazzi, buon pomeriggio. Oggi siamo a casa. Avevo detto in realtà alle bambine di sistemare i loro armadi, perché non so se lo fate anche voi o se ve lo fanno fare i vostri genitori, ma è molto importante sistemare i propri armadi, tenere in ordine, ma soprattutto dare un senso alle cose che si utilizzano e regalare o soprattutto donare quello che non si utilizza più. Questo vale anche per i vestiti, perché non potete capire in che condizioni erano i loro armadi, spero erano, perché io avevo detto alle bimbe: nel frattempo mettete a posto, io finisco di sistemare la mia camera e vengo a vedere come avete riordinato gli armadi. Ma siccome sento che si stanno divertendo, stanno urlando, ecco,
Non lo so, io spero che stiano ridendo e scherzando perché hanno già finito di fare tutto. Tra poco lo svegliamo, vado, eh. Bimbe, posso entrare? E allora hanno finito. E avete finito di riordinare. Nuota, nuota, stile libero. Bello. Buongiorno. Ciao. Scusate, sono rimasta un attimo sotto shock, cioè c'è Noemi che sta nuotando nei vestiti. C'è qualcosa che non è andato come doveva andare, soprattutto... Vieni! Non ho capito perché... Dai, devi vedere la scena che faccio tuffa bomba! Ma quale tuffa bomba? No vabbè, è impazzita, scusate. Mamma mia, raga. Guarda il tuffa bomba. Mi sto sentendo male. Tuffa bomba! Guardate. Cioè, guardate. Dai, cosa. Dai, guardate. No! Vai, vieni, vieni, siamo in acqua. Ok, io vorrei capire solo una cosa. Quello, ora quello. No, ma questo di chi è? Tutti questi vestiti di chi sono? Perché sono a terra? L'ho buttati io tutti. No, io, cioè, sono... ma cosa avete fatto in tutto questo tempo, scusate? Abbiamo buttato i vestiti a terra. Abbiamo anche nuotato tutto il tempo a fare tuffi a bomba. Ma quali tuffi a bomba? Questa è tutta roba che deve entrare nel tuo armadio. Dai. Iniziamo, ma così non si capisce più niente. Dobbiamo allenarci? No, no, togliti da questi vestiti che dobbiamo iniziare a piegarli. Vai, vai. Quindi la prima cosa che ora tu farai sarà prendere tutte le tue felpe, ok? Metterle lì sopra e piegarle. Grazie. Qua invece noi abbiamo chiaro che cosa vuoi tenere e cosa no. Questo non so se tenere perché mi sta troppo grande. Ragazzi, decidete voi già nei commenti e fatemelo sapere. Ti sta grande? No, stretto? Ah no, ti stanno grandi. Però non vabbè, so se tenerlo per l'anno prossimo. È un però bel la mamma colore. Ha detto che non gli piace tanto. Però è un bel verde. Ragazzi, vi piacciono i pantaloni color verde? Fagli vedere che pantaloni sono, se sono lunghi o corti, perché insomma... Vedete, guardate. Ok, sono pantaloni tipo militare. A vita alta, un po' morbidi, un po' comodi. Secondo voi li teniamo o li diamo via? Li diamo via perché io non mi sento con sti cosi. Non ti vedi con no. questi pantaloni? Vediamo altri vestiti. Vorrei dire anche una cosa. Molti dei vestiti che ha Noemi, perché voi vedete Noemi con questa marea di vestiti, non sono stati tutti acquistati. La maggior parte dei vestiti che ha qua Noemi sono vestiti di Aurora, di quando era piccolina. Molti altri sono vestiti della cugina o comunque vestiti di amichette. Di Miriam. Bravissima, tipo Miriam o altre amichette di Noemi che non utilizzano più. Quindi vorrei dire un'altra cosa importantissima. Mi raccomando, voi bimbi che siete a casa, ma anche genitori soprattutto, non sprecate abiti, non comprate troppi vestiti, ok? Mi raccomando, perché già soltanto così che sono vestiti riutilizzati per la maggior parte già sono tantissimi, ok? Quindi cerchiamo di non esagerare con i capi d'abbigliamento. Questa qui di Via Vai la posso anche regalare. Ah, questa è quella del campus. Sì, ma sì, perché comunque il prossimo anno sarà comunque diversa e quindi la possiamo sicuramente regalare. Questa no! Questa è la nostra maglia! La maglia dei Cavalieri Family! Hai ragione. Anzi, la dono! Ma chi le devi donare? No, nessuno. Ah, ecco, mi stavi facendo spaventare. Questo raga. Sì, perché mi stanno piccolissimi. Questo è piccolo, lo mettiamo da parte per... No, era il mio preferito. Eh sì, amore, le cose che non ti vanno più le mettiamo da parte per lei. Anche questo colorino. È carino sicuramente. Mamma. Recuperiamo il top. E questo è un bellissimo completino, top e gonnellina per Noemi. Questo lo lascio a Noemi. Provalo, ma secondo me è grande ancora. Guarda, non mi cresce. Beh, secondo me la prossima estate potresti forse iniziare anche a metterli, sai? Ma ti ho regalato pure questo. Sì. Fammi un piacere. Dimmi. Mettimi da parte o in un lato le felpe. Tutto il tuo, no? Tutto il tuo outfit per la scuola. Quello che indossi per andare a scuola. Dietro per quello che metto per la scuola, qui in mezzo quando usciamo tipo il pomeriggio per andare al lago e qui per la sera.
Mi sembra un'ottima idea cercare di suddividere gli spazi all'interno dell'armadio in un modo funzionale, cioè mettere da un lato le cose che si utilizzano per la scuola e da un altro lato le cose un po' più carine che si utilizzano per uscire. E poi le cose per inverno. Mamma. Giusto. Questi qui mi sa che li devo tirare giù. Aspetta, ancora qua... presto già per i maglioni, Auri, no? Scusa, i pantaloncini dove li metto? Pantaloncini teniamoli ancora, che magari qualche giornata calda la farà probabilmente. Okay. Ma le felpe e i maglioni ancora no! Nel frattempo qua sotto giù nei commenti fatemi sapere non solo se siete ordinati oppure no, e soprattutto se il vostro armadio è ordinato e come ordinate le vostre cose, perché noi genitori ogni volta che apriamo gli armadi... diventiamo pazzi. Qua si prosegue senza sosta con i cavalieri femmini qua dietro di noi. Guardate a terra, guardate, non c'è più tutto il macello di prima, ma ancora non vi svelo l'armadio di Noemi, vi dico solo che sta venendo finalmente una bomba, solo questo. Ma c'è una bambina che ha terminato e vuole mostrarci non solo l'armadio, io voglio anche capire come hai sistemato gli outfit per la scuola e tante altre cose. Aurora, hai terminato tutto? Sì. Io vedo un po' di cose però appoggiate qua, per chi sono? Sono di Noemi. Ah ok, quindi questi li passerai. Tutti quelli sono di Noemi, La maggior parte questi sono di Noemi, devo dire la verità. Sì, ok. Quindi tutte queste cose le passerai a Noemi, ma sono pulite? Chi è? Cosa vuoi? Io devo dare il mio giudizio. Il tuo giudizio? Ancora non abbiamo finito, o meglio, ha finito solo Aurora. Ma secondo voi ragazzi chi è stata più ordinata, Aurora o Noemi? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Insomma, per me nessuno. Non abbiamo finito, papi, anzi fai qualcosa di utile, vai a prendere un sacco grande per piacere, grazie, ciao. Ok Auri, a questo punto io direi di mostrare il tuo armadio, brava, chiudi. Eccolo! Voilà! Atlanta, niente, come è finito? Aspetta un attimo. Ah, ecco qui. Però devo dire la verità, hai tenuto quasi tutto, eh? Scusami, cosa ci fanno qua ancora i costumi? Boh, li ho messi qui perché c'era uno spazio. Ah, c'era uno spazio, capito, ma non vedo cosa c'è qua dietro. Allora, cosa c'è? Ah, ok. Questa è la sezione cappellini. Che abbiamo messo tutti i vostri, non solo i tuoi, giusto? Questa è la sezione felpe. Felpe, ma le usi tutte per la scuola? Sì. Cioè questa è outfit scuola. Sì. Ok. Questa è la sezione pantaloncini. Pantaloncini. Sezione maglie a manica lunga o manica corta? Tutte e due insieme. Quindi lì tutte e due. Ma come fai poi a capire? Ci capisci? Ah no, quelle maniche lunghe sono tutte qua. Ah, ecco, brava. Quindi quella è a manica corta e questa è tutta la sezione jeans, questa pantaloni è tutta lunghi. La sezione pantaloni lunghi. Ok, giusto? Sì. Ma quindi ricapitolando, outfit per la scuola. Cosa prenderesti al volo, così, ta 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 ta, ta, ta e appoggiamelo qua. Allora. Al volo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Tu devi considerare che la mattina sei di corsa, capito? Devi prendere le cose velocemente e non hai il tempo, troppo tempo per scegliere, quindi devi avere le cose esattamente nell'ordine giusto. Mm-mm. Quindi, mostriamo un eventuale outfit scuola. Felpa. Wow, con cappuccio, molto bella. Questa si apre tutta? Sì. Bella, un bel colore fucsia. Maglia sotto rosa che va a riprendere il colore fucsia della felpa, mi piace molto. E mi poi piace. Come sempre è un leggings nero. Beh, io direi mettete un voto da 1 a 10 per questo outfit di scuola di Aurora, perché spacca, secondo me è molto molto bello, molto bello. E mettete un voto al suo armadio perché è stata bravissima, lei ha terminato. Ma nel frattempo voi non avete guardato niente perché io filmavo Aurora, ma ha terminato anche Noemi. Oh, ragazzi, guardate! Guardate qui, la prima parte già che si bello. Intravede. Tutti i leggings e i jeans. Una parte di estivissimo con dei copricostume che vabbè, basta, teniamo qua. Tutto. Aspetta, qua dietro che cosa abbiamo? Maglietta a manica lunga. Maglietta lunga. Lì? Maglietta manica? Corta. Corta. Poi qui abbiamo i pantaloncini di jeans, pantaloncini sportivi, diciamo.
e tutto il reparto felpe. 10 secondi di tempo per scegliere l'outfit di scuola. Aspetta. 10. Distrugge tutto. 9. 8. 7. Quella maglia 6. 5. 4. Aiuto, aiuto. 3. 2. Adesso mostriamo cosa hai scelto. Questa maglietta che si può stringere. Aspetta, sì, questa è molto bella. Questa è una maglietta che si può stringere, quindi si accorcia oltre che diventare stretta. Molto carina. Un pantaloncino bianco. Bello. Però non è un semplice pantaloncino, Amy, perché com'è? A vita? Alta. Alta. Perché guardate qua, ha tutti questi, queste grinze qua, sono perché si mette, dov'è, a che altezza? Fai vedere, Auri? Io la metto qui. Vabbè, fantozzi, scusami, non troppo alto. E questa? E bella. La felpa, che è molto molto bella, questa era una felpa di... Aurora, questa è la tua in realtà. Metterlo subito. Che però è giusta per il periodo. Ok, mettete un voto da 1 a 10 per tra l'outfit mio di Noemi e poi il mio. Esatto, scrivete quello che vi è piaciuto di più tra i due outfit per la scuola. Sto già preparando i vestiti per la scuola. Guarda, si sta preparando per davvero, non è una finta. Manca un giorno, ok, però Non è una finta, si sta preparando per davvero, già li sta sistemando. Questi armadi sono super approvati. Finito. Molto 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 soddisfatta del loro lavoro, anche del mio, non vi nego che per l'ennesima volta li ho sistemati. Io direi di chiudere perché non vorrei mai per piangere. Brava, cioè vorrei che durassero tutti e due almeno 2 giorni, ok? Ma a questo punto, prima di lasciarvi, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family, Cavalieri Sister Cavalieri Vlog Cavalieri Family. Siamo quasi a 500.000 di iscritti. Sì. Siamo tantissimi ragazzi, veramente tanti. Grazie, e grazie, ascoltate, grazie. La nostra canzone. E ascoltate la nostra canzone. Ma ricordatevi che noi siamo i Cavalieri Family. Cioè, io non ho capito. Scusate un attimo, perché state scappando? Perché stai scappando tu? Scalletica. Solletico. Ma perché di solito facciamo il solletico? Sì. No, è presa! A tradimento, a tradimento! A tradimento! No, mi si è chiusa fuori. Auri, ormai sei in trappola! Sei in trappola! Aiuto! Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video! Aspetta, aspetta, dove vai? Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavalieri Family. Ci vediamo!